Benvenuti alla prima puntata di Pole Position, lo show dove... mentre ci penso, sigla! Ora hai capito perché è meglio evitare certi esperimenti pericolosi, Joker? Vabbè, dai, sigla, quella vera. E quasi quasi gli frego il posto. Benvenuti a questo nuovo episodio di Vloggando l'Orrore e questa volta aprirei parlando di un grave problema che sta massacrando la società moderna. No, non sto parlando della droga e nemmeno del fumo, parlo di Dota 2. Lo faccio per mettervi in guardia da questo pericolo che viene spacciato per gioco, ma no, Dota 2 non è un gioco. Un gioco è divertente, Dota 2 invece è... come dire... Come definireste un mondo virtuale dove è richiesta la totale onniscienza e onnipotenza da parte del giocatore per essere definito all'altezza della sfida? Dota 2 è crudele, vanta di una delle peggiori community mai viste e ti può regalare solo due cose, insulti e soddisfazioni, più i primi dei secondi. Tutto inizia come iniziano molte altre brutte storie, con alcuni amici che ti invitano a provare, a iniziare dicendoti ma non ti preoccupare, smetti quando vuoi, non è vero che fa male... Carogne. Ti ritrovi davanti a tonnellate di nuove informazioni da gestire, da assimilare. 113 eroi che anche se non li usi tutti, non li sai usare, li devi comunque conoscere a menadito, perché se qualcun altro li usa devi sapere che cosa possono fare, come contrattaccare, bla bla bla, poi oggetti, abilità... Insomma, prima di iniziare a giocare con altra gente sarebbe gradita una preparazione di 40-50 ore, o rischi di essere ricoperto solo di insulti. Però dopo di queste vieni comunque coperto di insulti. Se hai una buona conoscenza dell'inglese, poi puoi tranquillamente parlare di strategia con il tuo team. E se hai una squadra di italiani, poi sei a cavallo. Ok, vado verso mid per un gank, ho la ulti pronta. Tu cerca di dewardare in giungla e farma un po'. Sì, pulla, vai di stalking, le solite cose. Tenetevi lontani da questa trappola e forse vivrete qualche mese in più. E già che ci siete, accendete anche qualche candela per chi non è fortunato come voi. Come il sottoscritto. Detto questo, a Scream! Oggi ho l'onore di rispondere alla domanda di un grandissimo submaker, Vitoner, che mi scrive... ti sei reso conto che la fonetica dell'hashtag è equivocabile? Preferivi l'angolo delle fac? Almeno a Scream è originale. Piuttosto, quando è che esce il nuovo episodio di Dragon Ball Z Bridge? Scherzi a parte, ne approfitto per dirti che la tua apparizione nell'ultimo Mocha Time di Mighty Pirate mi ha fatto schiantare. E anche a voi, se non l'avete fatto, vi straconsiglio di recuperare uno dei video più belli di YouTube Italia. Gregory House chiede: qual è il criterio imprescindibile che deve avere un film per essere stroncato? Solo terribile o servono caratteristiche più particolari? Molto semplice, deve essere di ispirazione, deve essere ricco di scene e spunti che si possono agganciare a delle battute, perché io con le stroncature non devo informare, devo divertire. Ad esempio, vai a guardarti La Bara del 2008, un film singaporiano, thailandese, non mi ricordo. Comunque, dagli un'occhiata, oltre a essere orribile, quel film è il nulla. Ad esempio, Paranormal Activity. Hai presente i due protagonisti che si riprendono quando dormono e le scene vengono velocizzate? Ecco, prova a togliere il velocizzate. Ora guarda uno spettacolo del genere, La Bara. Dimmi tu quante battute puoi tirar fuori da una cosa così? Passiamo alle tre domande di Giorgia Tondini. Quanti e quali film di quelli che hai stroncato possiedi in versione originale? E che domande, tutti! Cioè, hai presente che è illegale avere dei... tutti quanti. E poi sì, lo posso anche provare, solo che molti li ho imprestati ai presenti, i classici amici che non ti restituiscono mai le cose. Nonostante le tonnellate di pattume che butti giù e i commenti di Paul, non ti esprimi mai in modo volgare, mai una parolaccia. Sei educato di background o fai uno sforzo immane per trattenerti? No, sono proprio così di default, per una mia scelta personale, una scelta di cui non mi sono mai pentito. Rinunciando alle volgarità, riesco a stare zitto quando non ho nulla da dire, a non enfatizzare inutilmente dei concetti semplici e a ferire le persone nel profondo. Mi saluti, Fagio. Non vedo perché no, anzi, non vedo proprio perché, ma visto che ci siamo, vai! Che? Io non saluto nessun cavrone. È una lei. Hola, muchacha. Encantado de... Basta così, troppo viscido. Prossima domanda. Andrea non me ne frega un tubo mi chiede: perché 1000 kg tonno sono una tonnellata, ma 1000 kg di marmo non fanno la marmellata? Ok, immagino che il chilogrammo tonno non sia una nuova unità di misura, ma un errore di battitura. Spero di aver interpretato correttamente. Or dunque, chi ti dice che 1000 kg di marmo non fanno la marmellata? Hai mai provato a sollevarli?
Seriamente, 1000 kg di marmo potrebbero ridurre in marmellata qualsiasi elemento appartenente al mondo animale o vegetale. Si chiude qui la screen di oggi. Vi ricordo che potete chiedermi tutto quello che volete lasciando un commento qui sotto questo video. Ricordate solamente di precedere l'intervento con l'hashtag #AskScream, anche se è ambiguo. Benvenuti all'angolo degli indizi. Nello scorso episodio, fin da indovinare, era Plankton, creatura degli abissi, e l'indizio per arrivarci ritraeva... Capo, cosa c'entra questa roba col film? Due passeri e il mare, in breve, richiama l'avventura in mare del regista Al Passeri, ovvero Plankton. Ah, immagino non ci sia arrivato nessuno. Immagini male. Congratulazioni a Barbara Milano per aver indovinato il titolo prima di tutti gli altri. Il tuo nome è stato marchiato con sterco e sangue sulla sacra pergamena dei ciofecofili incalliti. Non so come abbia fatto, ma passiamo all'indizio per indovinare il prossimo film. Ah, forse ho capito, questa casa non è un inferno? Come sempre, non date chi ascolto, orbene può far baffo, alla prossima!